È capitato a tutti di scattare fotografie al buio e ci siamo resi conto una volta tornati a casa che le nostre fotografie sono piene di rumore proprio per il fatto che le abbiamo scattate con poca luce. Ma non vi preoccupate perché nel corso del video di oggi vi farò vedere come questo rumore può essere completamente cancellato utilizzando anche l'intelligenza artificiale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia da tanti anni. In passato le mie fotografie erano piene di rumore proprio come le vostre, ma adesso grazie a avanzamenti tecnologici e soprattutto grazie L'intelligenza artificiale sono in grado di recuperare le mie immagini e di dargli nuova vita grazie a un sistema che elimina quasi completamente il rumore digitale dalle nostre fotografie. Prima di andare a dimostrare come funziona, io ricordo a tutti quanti, quelli che non fossero ancora iscritti, di farlo subito cliccando il bottone qui sotto. Guardate che io vedo dalle statistiche che solamente il 40% di quelli che guardano i miei video è poi effettivamente iscritto al canale. Questo è un peccato sia per me sia per voi. Per cui il bottone qui sotto, aspetto i vostri. Pollici. Molto bene, ma adesso direi che possiamo saltare dentro nel mio computer per andare subito a vedere come funziona questo sistema. Eccoci qui, stiamo parlando ovviamente di Luminar Neo, questa qui è una fotografia che ho scattato ormai qualche anno fa all'interno di una cava, come potete vedere, questa qui è una pala. Adesso andiamo a vedere che cosa possiamo fare, innanzitutto con lo sviluppo possiamo dargli un nuovo profilo colore, e questa di solito è un'opzione che risulta indolore, nel senso che non peggiora l'immagine. Quindi possiamo mettergli il profilo che vogliamo senza preoccuparci di deterioramenti. Potremmo andare a modificare qualcos'altro, ma direi che andiamo direttamente sulla nitidezza. Andiamo a dargli un pochino di definizione, credo che potremmo attestarci intorno a 40, una cosa del genere, e quindi andiamo a dargli 60 per quanto riguarda la mascheratura. Andiamo poi a vedere la riduzione del rumore e qui andiamo a lavorare esclusivamente sulla luminosità, perché il rumore per quanto riguarda il colore è abbastanza assente nelle fotocamere moderne. quindi io lo toccherei neanche. Andiamo a dargli un valore abbastanza spinto perché voglio proprio eliminare tutto il rumore. Questa fotografia è stata scattata a ISO alti visto che non c'era luce appunto. Ok ma ora direi che possiamo andare su migliora con AI e questa è un'opzione di cui noi adesso andremo ad aumentare l'accento. Andiamo a zoomare un pochino per renderci conto di dove ci troviamo. Questa è un'opzione che serve a migliorare automaticamente l'immagine in questo caso vedete che quando io vado a aumentare l'accento non fa altro che recuperarmi dei dettagli che magari erano un po' bui, lo fa automaticamente, se ne prende cura al posto mio quindi vedete che prima era buia adesso è un pochettino più leggibile però facendo questo abbiamo tirato fuori il rumore quindi andiamo su senza disturbo AI e qui come potete vedere qui c'è la descrizione questo è un sistema di intelligenza artificiale che va a cercare di ridurre il rumore preservando la nitidezza dell'immagine mi consiglia di utilizzare il parametro bassa quindi io vado a dargli questo parametro e vediamo come si comporta ha ah, già finito per fortuna non ci mette tantissimo a questo punto io direi che dovremmo zoomare di più perché così io non mi rendo neanche Conto, vedete, se andiamo a vedere prima e dopo non mi rendo conto di cosa è stato fatto, quindi zoomiamo un pelo di più e devo dire che secondo me in questo momento sta facendo molto poco questo è dovuto al fatto che abbiamo già fatto una riduzione del rumore in precedenza quindi qui ne trova poco da ridurre in questo momento stiamo usando bassa quindi secondo me la cosa giusta da fare a questo punto è di cambiare parametro e di utilizzare magari media o alta perché così va a lavorare in maniera più incisiva e va a cercare di rimuovere maggiormente il digital noise io gli dico media e aspettiamo che termini l'operazione Facciamo un salto temporale in avanti, non vi faccio vedere tutta l'elaborazione perché stavolta ci ha messo un po'. Andiamo a vedere, e questa volta io spero che riusciate ad apprezzarlo da schermo perché il dettaglio fine è piccolo. Io vado a zoomare un po' di più perché sennò non si vede. Allora, intanto qui la sta ancora processando per farmela vedere, vedete che a questo punto se io vado a vedere un prima e un dopo vedete che stavolta con media di rumore ne ha rimosso e devo dire la cosa sorprendente è che grazie a un sistema che legge anche la mascheratura data in precedenza secondo me va a rimuovere il rumore dove ce n'è bisogno ma si vede proprio che preserva i dettagli sui bordi, quindi secondo me è un sistema molto efficace e andiamo a vederlo in particolare su un'area dove ci sono dettagli molto scuri perché il rumore si vede maggiormente nelle aree buie. Guardate che roba. Io spero che riusciate a vederlo perché di rumore ne ha tolto veramente tanto. Quindi andiamo a vedere un prima e un dopo. Globalmente abbiamo preso una fotografia buia e l'abbiamo trasformata in una fotografia perfettamente leggibile. Adesso andiamo a vedere se riusciamo a fare la stessa cosa con un'altra immagine. Questa qui è, è sempre la stessa cava, come potete vedere. Questa volta. Io credo che potremmo anche, andiamo nel modulo di modifica. Credo che questa volta potremmo saltare qualche passaggio fatto in precedenza e andare direttamente a Raw senza disturbi con AI. Gli diamo media questa volta e vediamo come si comporta. Ci mette chiaramente un po' perché sono file abbastanza pesanti. Questi sono i RAW originali e non modificati per il momento. Quindi, quello che stiamo andando a fare è sul file vergine. È la stessa situazione che vi troverete quando andrete effettivamente a usare questo sistema sulle vostre foto appena fatte. Andiamo a zoomare tanto perché io qui rumore neanche ne vedo. Ok, eh, come potete vedere, un pochino ce n'è. Adesso andiamo a vedere innanzitutto che cosa è già stato fatto. Vedete che ha rimosso della crominanza, ha rimosso del rumore di crominanza. Andiamo ad aumentare. Questi parametri in maniera tale che colore mi sembra che vada già bene. Andiamo ad aumentare i dettagli, andiamo a ridargli un po' di nitidezza. Vado a lavorare eh, solamente sul primo parametro perché per quanto riguarda il colore, l'ha già rimosso perfettamente. Vedete? Prima e dopo vedete quanto rumore è già stato rimosso. A questo punto noi possiamo continuare a giocarci per trovare un bilanciamento che ci soddisfi. Colore, veramente non lo tocco perché mi sembra che abbia già fatto il lavoro perfetto da solo. E andiamo a vedere. Secondo me, e tenete conto che stiamo guardando a eh, 600%. Stiamo guardando con uno zoom improbabile, nel momento in cui zoomiamo indietro, non vedremo più nessunissimo difetto. Andiamo a ridargli anzi un po' di nitidezza perché non voglio averla troppo slavata per quanto riguarda i dettagli. Ok, andiamo a vederla a, a risoluzione normale, diciamo, e vedete che andiamo a vedere un prima e un dopo. È possibile che questa operazione abbia rimosso un po' di micro contrasto, un po' di dettaglio, eh? perché comunque è una cosa risaputa. Se noi andiamo, vedete, se noi andiamo a vedere un'area un pochettino più ingrandita, vedete che abbiamo perso un po' di micro contrasto perché, chiaramente, rimuovendo il rumore. Però la buona notizia è che adesso dovremo essere in grado di ridargliene un pochino perché una volta rimosso il rumore dovremo poter agire sull'immagine così come la vediamo quindi ridargli un pochettino di, di micro contrasto senza riportare fuori il rumore. Proviamo a farlo con struttura. Vediamo qui ci sono tantissimi sistemi ecco così vedete che gli ho dato una botta molto decisa probabilmente anche è troppo è chiaramente troppo perché mi risulta addirittura poco naturale così eh, ma la buona regola infatti è quando vedi l'effetto torna a metà. Dallo 0 torna a metà, quindi gliene diamo di meno. È un 14. Eravamo a 37, gli diamo un 14. Così, secondo me, è la via di mezzo ideale perché in questo modo abbiamo tolto il rumore che non volevamo vedere abbiamo preservato i dettagli quanto più possibile poi andiamo a ridargli un po' di, eh, di crunchiness mi viene la parola in italiano andiamo a ridargli un po' di dettaglio fine un po' di micro contrasto con dei sistemi sempre integrati all'interno di Nubinarnio questo è un procedimento che possiamo fare su gran parte delle nostre fotografie e non solo secondo me e non ho ancora fatto un esperimento in tal senso però secondo me possiamo in minima parte automatizzarlo questo processo nel senso che una volta Che l'abbiamo fatto su un'immagine scattata con una certa fotocamera in un, in un certo tipo di ambiente, per esempio, io qui vi ho fatto vedere delle fotografie scattate in miniera. Se io prendo le mie fotografie scattate in miniera, che probabilmente saranno scattate tutte con la stessa fotocamera, con lo stesso obiettivo e con gli stessi valori perché la luce lì dentro era quella, una volta che io ho fatto questo procedimento su un'immagine, probabilmente posso copiarlo paro paro su tutte le altre immagini del mio shooting e mi va a fare lo stesso lavoro più o meno automaticamente andando a togliermi la stessa quantità di rumore e preservandomi lo stesso dettaglio fine su tutto il mio shooting. Quindi questo è un procedimento in cui l'intelligenza artificiale mi aiuta parecchio e sono molto contento di portarvelo grazie alla collaborazione con Luminar Neo di cui vi lascio il link in descrizione, quindi potete andare a vedervi l'offerta di Luminar Neo, offerta che secondo me rimane molto valido per lo sviluppo digitale delle nostre fotografie perché ha un costo fisso, cioè sia l'abbonamento chi vuole fare l'abbonamento, ma c'è anche un costo fisso una tantum per chi vuole semplicemente prendersi il programma e usarlo per i prossimi anni senza avere la scocciatura di dover pagare aggiornamenti ogni mese, aggiornamenti che magari non servono neanche. Poi nel momento in cui si vorranno fare degli aggiornamenti si possono pagare a parte, però il software così è eh, comprato una volta e rimane sul nostro computer e lo possiamo usare quanto vogliamo, il che non è una cosa da sottovalutare. A questo punto amici, io vi chiedo come sempre, fatemi sapere in un commento che cosa ne pensate di questo sistema? Utilizzate altri sistemi di riduzione del rumore, fatemi sapere eventualmente quali. Vi chiedo anche a questo punto se c'è qualcos'altro, qualche altro aspetto di Luminar Neo che volete indagare, visto che ho questo software che mi è stato dato gratuitamente dalla casa perché io possa farvi vedere le sue potenzialità. Se c'è qualcosa che vi interessa, segnalatemelo così farò dei contenuti apposta per soddisfare le vostre richieste. Vi ricordo a questo proposito di iscrivervi al canale così non ve li perdete. Vi ricordo anche che risponderò ai vostri commenti con degli shorts verticali. Per per cui quelli che si iscrivono adesso non vanno poi a rischiare di perdersi questi contenuti di approfondimento. Signori, è stato come sempre un piacere passare un po' del nostro tempo insieme, io vi do appuntamento al prossimo video.